ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu? Di Crash. Questa sera intervisteremo un personaggio che ha bazzicato le scene politiche già da molti anni, da molto tempo, ma soprattutto dietro le quinte. Per la prima volta, adesso finalmente direi, è riuscito ad arrivare sul palcoscenico principale. Infatti adesso è stato nominato a far parte del coordinamento regionale dell'MPA proprio da pochissimo tempo. In queste ultime settimane avrete già capito, accanto a me Paolo Torrente, un giovanissimo della politica mazzarese che ha sempre fatto politica a livello giovanile, a livello universitario. Infatti è anche riuscito a creare un grande gruppo di giovani che lo segue. In realtà è un leader qua in provincia di Trapani. Allora, cominciamo col parlare. Paolo, intanto buonasera. Buonasera Piera, buonasera a tutti i telespettatori. Cominciamo intanto subito col parlare di questo coordinamento regionale. Quale sarà nello specifico il tuo ruolo e di cosa ti occuperai soprattutto per quanto riguarda la provincia di Trapani? Allora, volevo riprendere un po' il tuo discorso, Piera, dove tu dici che io sono un leader. Io sono un giovane che fa politica, mi piace fare politica, non ritengo di essere un leader vero e proprio, sono un ragazzo comune che ha tanta voglia di fare, un ragazzo ambizioso che insieme ad un gruppo di amici da molto tempo si è messo in testa di riuscire a fare qualcosa di concreto, qualcosa di buono sul nostro territorio. Volevo precisare sia per tutte le varie fazioni politiche che ci sono nel territorio trapanese o mazzarese che non è mia intenzione né candidarmi né iniziare a pubblicizzarmi per una futura candidatura a qualsiasi elezione. Io faccio politica, vengo in televisione, oggi faccio parte del comitato di coordinamento regionale del partito, ma il mio ruolo sarà quello di creare una squadra che possa sul serio far cambiare le sorti al nostro territorio. Oggi il mio ruolo è un ruolo diverso, ma è il ruolo che io ho voluto da tanto tempo, non l'ho cercato perché fondamentalmente questi ruoli non si cercano, perché poi è la politica che li determina, è la politica che fa le scelte, i capi di partito, i segretari. Ripeto, sono molto... È anche vero che tanti anni di militanza poi hanno anche aiutato ad arrivare a questa posizione. Quindi sì, conta, sicuramente, conta sicuramente la militanza, la costanza, lo stare sempre all'interno di un progetto, all'interno di una squadra. Ma poi al di là di questo io ringrazio la gente che mi sta vicino, gli amici che fino ad oggi continuano a sostenermi giornalmente, perché se io ogni giorno vado avanti, se cerco di portare delle novità nel nostro territorio, se cerco di informare la gente su quello che accade, non solo a Mazara del Vallo, non solo in provincia di Trapani, ma su tutta la regione siciliana, è grazie a loro. Grazie ai miei amici, grazie alla gente che mi sostiene, perché io vedo il gruppo delle persone che mi sta vicino, quando li guardo negli occhi vedo la voglia che c'è di cambiamento, la voglia che hanno queste persone e mi danno una forza dentro, credimi Piera,
una forza che riesco ad averla solo quando stiamo insieme, che riesco ad averla quando li sento solo anche al telefono, perché per me è importante il sostegno che mi danno e la forza che mi danno. Ritornando al ruolo che oggi il presidente in persona, Lombardo, che apprezzo tantissimo per il suo nuovo modo di fare politica, per quello che sta facendo per la nostra terra, poi casomai ne riparleremo tra un po', Piera, è il ruolo che mi ha dato, un ruolo di organizzazione, perché fondamentalmente la mia forza, almeno reputo fino ad oggi, è quella di essere un ottimo osservatore e organizzatore. Di solito parlo poco, solo che ormai penso sia il momento di far conoscere il mio pensiero e il pensiero dei miei amici, non solo alla città di Mazara del Vallo, perché già per il lavoro che noi abbiamo fatto all'università, molti studenti universitari sanno come la pensiamo e realmente come operiamo, che poi è una cosa molto importante, perché noi siamo un gruppo di ragazzi che danno delle risposte, ci impegniamo non solo da un punto di vista universitario, ma ci impegniamo anche nel sociale. Questo ruolo di partito mi permetterà di mettere in campo quello che io ho già messo in campo della città di Mazara del Vallo, nell'Ateneo di Palermo, quindi all'università, in una fase organizzativa. Non ho la presunzione di dire, anche perché parlando con il presidente Lombardo, parlando anche con Musotto, parlando anche con l'onorevole Ruggirello, con il senatore Pistorio, un po' con i componenti del nostro partito di rilevanza sicuramente, perché ricoprono delle cariche molto importanti e mi orgoglisce particolarmente, perché a 28 anni confrontarmi giornalmente con queste persone mi dà la possibilità di crescere, ma di crescere sotto tanti punti di vista. Oggi in grande riporterò quello che ho fatto già con i miei amici all'interno di un partito. Non sono presuntuoso e lo ripeto, e non voglio mettermi a dire la mia su quello che devono fare i grandi del partito dell'MPA, a me non interessa. A me interessa riuscire a far nascere un vero e proprio gruppo, un movimento giovanile che appartenga all'MPA, che sia di riferimento non solo o una corrente del presidente Raffaele Lombardo, ma che rappresenti tutto il partito dell'MPA, rappresenti un po' tutto e che dica la sua. Ma un movimento giovanile o un gruppo di giovani che possa dare delle idee innovative, delle idee reali, ma prima di tutto delle idee fattibili, Piera. Perché, questo sicuramente, perché oggi molto spesso in politica si parla tanto, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, poi alla fine si parla di aria fritta. Quali sono le cose che voi volete portare avanti come gruppo, appunto? Noi prima di tutto, al di là che noi già stiamo preparando, forse è prematuro dirlo, non è il momento, ma io ormai da oggi sto iniziando un percorso. Di solito inizio i percorsi sempre insieme a te, Piera. Io ti stimo tantissimo. Grazie. come operatrice del settore, perché sei una giovane e come noi sgomiti giornalmente, e non è facile. Noi stiamo preparando e stilando già un programma elettorale per le prossime elezioni, dove io non sarò candidato, già lo dico oggi, dove faremo un grande progetto per la città di Mazara del Vallo, e al più presto, spero nel mese di ottobre o nel mese di novembre, pubblicheremo tramite giornali, andremo in televisione insieme a un gruppo folto di giovani per presentare le nostre idee. Quindi la gente avrà il tempo e sicuramente la gente potrà aiutarci a fare qualche cambiamento, ma di idee, dico Piera, guardando la città di Mazara del Vallo, tu sei una giovane come me. I politici oggi vengono in televisione, come hai detto poc'anzi pure tu, parlano di aria fritta. Nel momento in cui i politici vengono in televisione, si siedono in una poltrona, parlano e dico perché noi faremo questo, porteremo sicuramente fondi, ma poi alla fine non portano niente, perché la politica, se oggi Mazara del Vallo, se oggi la provincia di Trapani non riesce a sfruttare le sue risorse, è solo ed esclusivamente perché il nostro territorio, cara Piera, è stato venduto dai politici che fino ad oggi
hanno governato la città di Mazara del Vallo. Ma io non parlo solo dell'amministrazione attuale, Piera, io parlo degli ultimi 20 anni, della politica che è stata fatta nella provincia di Trapani, nella politica che è stata fatta a Mazara del Vallo, Piera. Sai perché tutti i politici hanno le loro responsabilità, tutti, e parlo di tutti. Oggi le grosse responsabilità non ce le hanno più loro, perché ormai non parliamo più del futuro della gente che fa politica oggi. Oggi si parla del mio e del tuo futuro, Piero. Certo, oggi la del futuro dei giovani della provincia di Trapani. Perché io quando parlo di politica non parlo solo di politica fine a se stessa in questo territorio, nel territorio mazzarese. Io parlo di una politica più larga, che si faccia una politica di sinergia tra i partiti, all'interno di una politica di sinergia tra i giovani di tutte le province, tra i giovani della provincia di Trapani, una politica diversa, dove si possono fare dei convegni non solo per prendere dei contributi, per fare un buffet o qualcosa, o per rubare quei soldi come qualcuno fa dei convegni, fa delle cose solo ed esclusivamente per accaparrare qualcosa. È sbagliato, dobbiamo fare degli incontri costruttivi, dobbiamo dire come la pensiamo, non dobbiamo fare un percorso politico stando dietro a un politico tutto il giorno dicendo, lui dice, come ti sembra questa cosa? Tutto bene? Tu dici, sì, tutto bene, come dici tu? Non è così. Noi dobbiamo dire, dobbiamo parlare, e poi alla fine dobbiamo portare avanti realmente quello di cui noi abbiamo bisogno. Quello di cui ho bisogno io, Piera, è quello di cui hai bisogno tu. Perché se noi continuiamo così, nella città di Mazara del Vallo non ci sarà futuro. Anche io andrò via dalla città di Mazara del Vallo, solo che c'è un problema, Piera, sai qual è? Io amo la mia città. Io amo il mio territorio, e questo già io l'ho dimostrato nell'Ateneo di Palermo. Se tu vedi, io sono stato per 3 anni nell'Erso di Palermo, sono stato eletto e grazie ai cittadini di Mazara del Vallo, grazie agli amici di tante province che mi hanno votato all'interno di un progetto in cui ero la garanzia di tutti, sono riuscito ad aumentare le percentuali dei partecipanti alle borse di studio, dei partecipanti ai sussidi straordinari, ma non ho fatto niente, non abbiamo fatto una politica clientelare, Piera, cosa che ormai fanno tutti oggi. Quello che abbiamo fatto noi è una politica di informativa, Piera, abbiamo informato i cittadini, cosa quindi che il oggi... cambiamento nel vostro modo di fare politica sta in questo, sì, Piera, non sì. Attuare una politica clientelare ma di informazione, in modo tale che le persone possano realmente comunicare con voi e avere anche il proprio ritorno, naturalmente, perché questo poi... Informazione, ma poi prima di tutto quello che ci contraddistingue, quello che noi abbiamo voglia di ascoltare la gente, abbiamo voglia di dare delle risposte reali e concrete. Abbiamo, tu pensa, Piera, noi siamo per ora in questo periodo, è il periodo estivo. Ma tu pensi che nella città di Mazara del Vallo non è stato fatto un calendario, un calendario? Io non do nessuna responsabilità né al sindaco, né all'amministrazione, né al consiglio comunale. La responsabilità è di tutti, e dico solo ed esclusivamente di tutti. Noi non abbiamo un calendario per la città di Mazara del Vallo. Ma come devono venire i turisti nella città di Mazara del Vallo se non c'è un calendario estivo? Ma se non ci sono dei servizi da proporre ai turisti che vengono nella città di Mazara del Vallo, non ci sono le attrezzature adeguate, non c'è niente. E non c'è niente, Piera, io non voglio vivere in un territorio dove per 30 anni, 40, 50 anni diciamo sempre che è un territorio che ha tante risorse, ma mai nessuno le sfrutta. Io faccio politica, Piera, sicuramente, forse un giorno farò politica in prima persona, ma solo ed esclusivamente se i miei amici me lo chiederanno. Ma io sono qui per difendere la mia terra, sono qui per difendere la mia città, cosa che faccio da quando sono nato, Piero. Riguardo il calendario estivo c'è anche da fare un appunto, però, che quelle poche cose che si stanno facendo è grazie all'iniziativa di privati, e questo è anche da lodare, che quelle poche cose che si stanno facendo anche grazie a questo. Poi tornando al fatto che comunque tu non ti metti mai in prima linea, vedi, questo è un comportamento politico anomalo, perché la maggior parte delle persone che si mettono lì a far politica, cosa vogliono? Mettersi in prima fila, vincere, prendersi la poltrona. Tu invece sei sempre dietro le quinte. Come mai? Quale logica c'è dietro? Piera, a volte i miei amici mi dicono, ma Paolo, perché non ti sei candidato al consiglio comunale? Perché hai fatto la lista?
Io quello che voglio non dimostrare, quello che voglio fare capire alla gente, che quello che noi proponiamo ai giovani della città di Mazara del Vallo, quello che noi proponiamo come modo di far politica, non è quello di sponsorizzare solo ed esclusivamente un soggetto politico, ma è quello di sponsorizzare un progetto. Se all'interno di questo progetto poi un giorno ci sarà spazio pure per Paolo Torrente sicuramente avrà il suo spazio, ma ad oggi la cosa importante non è che una persona vada avanti, è un gruppo di idee, un gruppo di persone che vanno avanti, che è diverso, cosa che fino ad oggi nella città di Mazara del Vallo non è stato fatto, Piero. Tu pensa, io oggi sono qui in televisione, nel momento in cui si sa, c'è il ragazzo Torrente che è in televisione, tutti pensano che io possa andare in televisione ad attaccare qualcuno. Io non attaccherò mai nessuno, perché l'operato di chi fa politica non devo essere io a determinarlo, devono essere i cittadini. Io sono di parte, perché faccio parte di un partito, ho le mie idee. Io quello che devo fare quando vengo in televisione è proporre delle iniziative per il territorio. A me non interessa perché questo non è stato fatto, perché oggi io non amministro di quello che deve essere fatto. Io posso parlare di quello che deve essere fatto, io posso parlare di quello che voglio fare. Io voglio fare un tipo di politica strategica per il nostro territorio, un tipo di politica che sia collegato con tutta la politica regionale. Tu pensa, è normale, Piera, che noi abbiamo un'amministrazione, per esempio, di sinistra che non parla con un'amministrazione di destra. Ci sono delle cose che io... Questa è storia vecchia, è sempre stata. Ma ci sono delle cose che io non riesco a capire. Tu pensa che nella città di Mazara del Vallo noi viviamo le stesse cose che oggi, io quando accendo la televisione e c'è mio cugino che ha 16 anni e vuole iniziare a fare politica vedendo me, che si è candidato pure in un consiglio di scuola ed è stato eletto ed è... Guarda la televisione e mi chiede... Il sangue non mente. E mi chiede, Paolo, ma che cos'è la politica? Ma cosa devo rispondere a questo ragazzo, al di là che mio cosa devo rispondere? Se tu vedi i forum politici, Piera, sai cosa notiamo? C'è sempre diatribe tra un gruppo ed un altro, poi si parla di Rubi, poi si parla delle vicende personali di Berlusconi, ma poi non parliamo mai di fatti concreti. Ma che cosa che... Ma di cosa parliamo? Di aria fritta, lo ripeto ancora. Anche nel nostro territorio c'è una guerra fra delle fazioni. Io non voglio entrare all'interno di questa guerra, non mi interessa. Abbiamo pure una situazione particolare, che c'è conflitto fra destra e destra, PDL e PDL sono, diciamo, divorziati in casa, quindi... Allora dico, a me questo non interessa, però cosa voglio dire a tutti? Oggi è un momento difficile, momento in cui la gente che fa politica ha delle grosse responsabilità. L'unica cosa che noi dobbiamo fare oggi è quello di stare insieme, sederci attorno ad un tavolo e iniziare a determinare qualcosa, e lo ripeto ancora, Piero, di serio e concreto e prima di tutto fattibile, fattibile, perché quando noi vediamo i programmi elettorali, io leggo un programma elettorale, quindi dico alla gente, nel momento in cui è andata a votare, non dovete votare per chi racconta più frottole o perché riesce ad esprimersi meglio davanti ad una telecamera. Io non sono una persona che si esprime benissimo davanti alla telecamera. Penso di essere una persona comune, una persona normale, non sono una persona presuntuosa. Noi dobbiamo vedere i programmi elettorali, dobbiamo vedere la storia di ognuno di noi, di ognuno di chi fa politica, di quello che ha fatto e prima di tutto si è portato mai una cosa avanti. Tu pensa, Piera, noi... Se tu vedi la città di Mazara del Vallo, io la vedo facendo di riferimento anche le altre città della provincia. Al di là della crisi che c'è, se tu vedi Trapani è più organizzata della città di Mazara del Vallo. Sì, certo. A Trapani, i politici che ci sono a Trapani, al di là, non hanno garantito la provincia di Trapani. Hanno garantito solo ed esclusivamente Trapani città. Chi fa politica a Mazara non ha garantito né la provincia di Trapani né la città di Mazara. Quindi, diciamo, ma che politica si è fatta fino ad oggi? A questo proposito una domanda. Cosa ne pensi, quindi, a proposito di programmi elettorali, cosa ne pensi del programma elettorale portato avanti dal sindaco Cristaldi? Quello lì, secondo te, era un programma elettorale fattibile oppure no? Alla Piera, sai... Io non penso di essere in condizione di poter valutare né l'operato dell'onorevole Cristaldi
nel suo programma elettorale. Io sono convinto di una cosa, però, Piera, che il sindaco Cristaldi, io non a me personalmente in consiglio comunale non mi rappresenta nessuno, però penso di avere in mia rappresentanza, se non mi sbaglio, 30 consiglieri comunali, perché sono un cittadino di Mazara del Vallo e sono convinto che il sindaco Cristaldi alla fine porterà avanti il suo programma elettorale insieme alla sua giunta, insieme al consiglio comunale. Sono convinto che riusciranno, se non mi sbaglio c'era un punto importante del suo programma, Piera, ricordami bene tu qual è. La spiaggia in città, il treno. Sì, sicuramente io sono convinto che lui porterà a compimento queste iniziative, perché lui è un sindaco che ha i collegamenti giusti. E quindi secondo me, visto che lui vuole molto bene alla città di Mazara del Vallo, ma poi Piera, al di là di questo, io sono troppo di parte, quindi non voglio attaccare nessuno, non voglio parlare di nessuno, a me interessa solo dire quello che penso, quello che voglio fare insieme ai miei amici, non voglio entrare all'interno delle diatribe, ma seriamente sono convinto che il sindaco Cristaldi, questo qua non te lo dico scherzando, oppure non sono convinto che porterà avanti il suo programma elettorale. Di questo ne sono convinto e io penso che poi dopo, alla fine dei 5 anni, i cittadini di Mazara del Vallo, se devono premiare il sindaco Cristaldi, sarò io il primo a premiare il sindaco Cristaldi, io sarò il primo a premiarlo. Io alle passate elezioni, tu pensa Piero, Piera scusami, eravamo con il sindaco Pinnuccia di Giovanni. Sì. Io stimo, apprezzo, però oggi dopo tre anni, dopo aver fatto una bella lista al Consiglio Comunale, dopo aver lavorato per lungo tempo, io penso che i cittadini di Mazara del Vallo abbiano valutato bene in quel periodo. In che senso? Ti spiego perché hanno valutato bene. Tu non puoi presentare un programma elettorale o una candidata a sindaco in una settimana. Chi fa politica non può fare questi errori. Infatti, siccome io non voglio fare lo stesso errore fatto da chi... fra quelle persone c'ero pure io, abbiamo presentato un programma elettorale all'ultimo momento, una candidata con grosse qualità, la Pinnuccia Di Giovanni, che io stimo e apprezzo per quello che fa giornalmente, però noi prepareremo una campagna elettorale molto prima, perché la gente ha bisogno di vedere fatti concreti. Il candidato va presentato molto tempo prima, è normale, infatti penso che proprio questo sia stato quello che... è stato lo svantaggio appunto di Pinnuccia Di Giovanni. Ma parliamo del Consiglio Comunale, dato che hai preso comunque già questo argomento. Il Consiglio Comunale, l'MPA non ha rappresentanti. È iniziato con qualche consigliere, c'era il gruppo consigliare. Adesso non ce ne sono più. Come mai? E se c'è in programma comunque di riuscire ad avere anche di nuovo un gruppo consigliare o quantomeno anche un consigliere? Perché in provincia di Trapani ho visto che quasi ogni città ha la rappresentanza dell'MPA, Mazara del Vallo, una città importante, no. Io ti dico che non sto lavorando per accaparrare dei consiglieri comunali, Piera. A me questo non interessa. Se qualcuno vuole avvicinarsi a questo gruppo, prima di avvicinarsi all'MPA, non deve portare avanti una politica fine a se stesso, deve portare una politica diversa, una politica più allargata, deve avere una cultura diversa. Ma quando parlo di cultura, Piera, io non ti parlo di quadri, di filosofia o di queste cose. Io quando ti parlo di cultura, parlo della cultura di essere al servizio e non di accaparrare qualcosa. Ti assicuro che tantissimi consiglieri comunali, visto il rapporto che oggi ho personalmente con il presidente Lombardo, visto il ruolo che ho all'interno del partito, tanta gente si è avvicinata, tanta gente vuole discutere, però per ora siamo un po' fermi, vediamo un po' quello che succede e poi vedremo, perché poi alla fine non è importante se un consigliere comunale cambia una casacca, se tu hai dei consiglieri comunali che ti rappresentano. No, io ho 30 consiglieri comunali che mi rappresentano, perché al di là di rappresentare un partito sono un cittadino di Mazara del Vallo. E voglio dirti una cosa, Piero, oggi i giovani che sono in consiglio comunale, perché qualche giovane è stato eletto, hanno grosse responsabilità, perché io prima di tutto mi sento rappresentato dai giovani che oggi sono in consiglio comunale. Quindi volevo fare un appello a questi giovani, un appello non da presuntuoso, non sbagliate, perché nel momento in cui voi sbagliate
di riflesso, non voglio fare tutta l'erba un fascio, non voglio dire che sbagliando loro possono sbagliare tutti, ma hanno delle grosse responsabilità perché sono stati premiati dai cittadini di Mazara del Vallo, quindi è giusto che loro devono dare le risposte giuste e non si devono perdere nelle diatribe politiche, non si devono perdere nelle discussioni inutili, ma che devono fare seriamente una politica rivolta ai giovani. Cosa che fino ad oggi forse è stata fatta e io non l'ho vista, Piero. Quindi, ma neanche io l'ho vista. Quindi i giovani che sono in consiglio comunale hanno delle grosse responsabilità. Poi c'è gente valida, gente che stimo, gente che apprezzo tantissimo. Ma i giovani, quando parlo di giovani, Piero, io non parlo solo di giovani di età, parlo anche di giovani che abbiano una certa età, la giusta esperienza, ma che abbiano delle idee innovative e giovani. Che sappiano soprattutto portarli avanti, perché è facile dire voglio fare questo, anche se magari è fattibile, ma bisogna anche riuscire a portarlo avanti e per questo serve la politica. Sì, per questo serve la politica, è vero, per portare avanti un po' le iniziative serve la politica, però io penso che alla fine tutto dipenda da noi. Perché se uno, un politico, chi fa politico, un gruppo di persone, vuole arrivare, vuole presentare qualcosa di serio sul territorio, sicuramente la politica non si tira indietro, sicuramente la politica sponsorizzerà un progetto nuovo, innovativo. Però chi deve presentare questo progetto, Piera? Deve credere in questo progetto. Seriamente, non deve presentare un progetto per presentarlo così, lo butta e poi non viene approvato e dice io l'ho fatto, però non, nessuno lo... No, deve credere, deve puntare sul territorio. Oggi che cosa fa la politica? Va in televisione e dice io ho cercato di fare questa cosa ma non è stata fatta. Piera, se tu guardi tutte le interviste, io ho cercato di fare questa cosa e non è stata fatta. Io ho cercato... Ma scusate, ma allora che fate? Ma allora che fate? Invece parliamo della situazione regionale dell'MPA. Ogni volta che ho incontrato io il presidente Lombardo ha sempre sottolineato l'importanza di un partito territorialista. L'MPA adesso si volge proprio in maniera particolare verso questo punto di vista, quindi evidenziare l'importanza del territorio e portare avanti gli interessi del territorio stesso. In che modo lo farete? Piera, prima di tutto quello che ha fatto il presidente Lombardo è quello di sradicare un modo di fare politica ormai molto vecchio. Ha cercato e cerca giornalmente, perché io penso che quello che è riuscito a fare Raffaele Lombardo e grazie a quello che ha fatto Raffaele Lombardo, molti di noi giovani avranno la possibilità di crescere, perché lui a base regionale, che poi è stato poi al di là, dopo quello che è stato fatto nella regione Sicilia, un po' ora lo stanno facendo a livello nazionale, infatti venerdì a Roma non sono stato presente perché questa settimana ho avuto dei problemi personali, quindi non sono stato a Roma, si è creato il terzo polo. Quindi quello che sta facendo Raffaele Lombardo è quello di sradicare un modo vecchio di fare politica per portare un modo nuovo di vedere la politica, però più organizzato. Quindi lui punta molto sull'organizzazione di partito. Molti vedono Raffaele Lombardo come una persona che decide da solo, lui decide tutto, ma non è così, perché lui ha un gruppo di persone, si confronta con un gruppo di persone e prima di tutto ha dato un cambiamento radicale al tipo di politica vecchio che c'era. Sì, e oggi dopo questo nuovo coordinamento si è dato proprio un volto nuovo all'MPA. Diciamo che si è dato un volto nuovo perché quattro giovani, io insieme ad altri amici, abbiamo avuto la possibilità di entrare a parte all'interno di questo comitato, però c'è gente che già fa politica da molto tempo. L'esperienza quindi, serve sempre. Sì, l'esperienza serve sempre, quindi noi abbiamo grosse responsabilità nell'organizzazione di questo partito. Dovremmo dire la nostra, avremo modo. Sicuramente già abbiamo fatto 2-3 incontri e struttureremo il partito in maniera molto diversa, infatti ora
al più presto, io per quanto riguarda la provincia di Trapani, insieme ad Eleonora Locurto, perché è stata nominata anche Eleonora, che rappresenterà un po' i grandi all'interno del partito nella provincia di Trapani, le donne, io rappresenterò i giovani, dovremo nominare un comitato della provincia di Trapani per portare la provincia di Trapani e i vari comuni al congresso nel periodo natalizio. Però ancora non posso dire niente per quanto riguarda l'organizzazione del partito, perché abbiamo deciso insieme al comitato di iniziare dopo l'estate a determinare sia i comitati sia un po' tutta l'organizzazione e il nuovo all'interno del programma del presidente nel periodo di settembre porterà avanti a livello regionale, poi dal senatore Pistorio, dall'onorevole Lomonte a Roma, delle iniziative che riguarderanno solo ed esclusivamente i giovani, però ancora è prematuro, ne parleremo quando sarà più opportuno. Va bene, allora passiamo avanti. Ci sono degli argomenti che sul nostro territorio toccano da vicino in tutti i cittadini della provincia di Trapani, oltre che mazzaresi. Partiamo appunto dalle riforme che ha fatto il presidente Lombardo. Una molto vicina quindi all'assessore Russo, anche lui mazzarese, che ha fatto questa riforma sanitaria di cui si discute da mesi. Verrà messa in atto, verrà attuata sicuramente nei prossimi mesi. A Mazara sta succedendo l'ira di Dio, perché l'ostetricia si chiude o non si chiude? La maggior parte dei reparti sono stati spostati su Castelvetrano e Marsala. Mazara sembra essere diventata una città d'appendice in provincia di Trapani. Ora io, per quanto riguarda la chiusura dell'ospedale di Mazara del Vallo, ho parlato sia personalmente con l'assessore Russo, sia con il presidente Lombardo, sia con il direttore Fabrizio De Nicola. La chiusura dell'ospedale, per quanto dicono loro, è una cosa necessaria per ristrutturare la Belaiello. Però la cosa che io chiedo all'assessore Russo, la cosa che chiedo al presidente Lombardo, cosa che già io ho detto in maniera riservata a Palermo, ci siamo incontrati, abbiamo fatto una riunione insieme per discutere queste cose, è quello di riuscire a mantenere le autonomie dei nostri reparti. Nel momento in cui i nostri reparti vanno a Castelvetrano o vanno a Marsala, i nostri reparti non devono perdere la loro autonomia, perché nel momento in cui questa squadra, per esempio la cardiologia, la medicina, perde la propria identità, sicuramente non ritorneranno nell'ospedale di Mazara del Vallo. Quindi la cosa che io chiedo alla politica: l'ospedale dovrà stare chiuso 2 anni per la ristrutturazione, avremo un pronto soccorso e al più presto il bando, ci sono stati problemi dei cavilli burocratici che ormai sono risolti e sicuramente avremo un pronto soccorso vicino all'ospedale, non ricordo bene dov'è, ma al più presto sarà organizzato, ma spero che i nostri reparti che andranno via dalla città di Mazara del Vallo manterranno la propria autonomia, anche perché io penso che i primari, i dottori della città di Mazara del Vallo, anche l'attrezzatura che noi abbiamo in ospedale, come per esempio la cardiologia, io conosco personalmente il dottore Guzzo, che è il primario di cardiologia, conosco personalmente il dottore Anastasi, che è il primario di medicina, gente squisita che ha un gruppo di dottori, un gruppo di infermieri molto validi, e spero che queste squadre, questo gruppo di persone mantengano la propria autonomia e identità anche negli altri ospedali. Poi spero, parlando con Fabrizio De Nicola, che venga rafforzata l'unità mobile di 118, perché visto che l'ospedale avremo i reparti a Castelvetrano, avremo i reparti a Marsala, è giusto che venga rinforzata un po' l'unità mobile di 118, perché ormai la gente avrà molte difficoltà a trovare sia l'ospedale, ad arrivare all'ospedale di Castelvetrano e a trovare l'ospedale, a arrivare all'ospedale di Marsala. Per quanto riguarda la ristrutturazione, se si è parlato fin dall'inizio doveva essere una ristrutturazione lampo, se non mi sbaglio entro 2 anni dovrebbe essere già sistemato l'ospedale, ma se ancora i lavori non iniziano, com'è possibile anche lavorando di notte? È un pochettino difficile come traguardo.
sai, io pensavo la stessa cosa. Però non è una cosa che noi possiamo determinare, non è una cosa che noi possiamo dire. Io dico soltanto che il direttore De Nicola è venuto qui, c'è stato un consiglio comunale aperto, sì, dove ha dato delle garanzie che lavori in 2 anni, ma io lo spero, Piera. Però poi al di là dell'operata del direttore De Nicola, io penso che l'assessore Russo sicuramente, ma di questo ne sono sicuro, per l'impegno che dà giornalmente, per quello che fa non solo per la città di Mazara del Vallo, ma per quello che sta facendo su tutto il territorio siciliano, riuscirà a rispettare le promesse per la città di Mazara del Vallo, e sono convinto che i reparti, nel momento in cui si sposteranno, saranno autonomi e indipendenti e poi ritorneranno nella città di Mazara del Vallo. Allora, altro argomento che sta a cuore ai cittadini della provincia di Trapani e la situazione dei rifiuti in provincia. Sappiamo che il lato Belice è ormai in liquidazione, quindi si dovrà creare un unico ente, un ente per ogni provincia. Purtroppo però negli anni abbiamo visto, perché bisogna essere ciechi per non vederlo, che ogni volta che viene cambiato la forma e l'impostazione di queste ATO, ci sono sempre soldi che vengono presi a destra e a sinistra, soldi che mancano. Sembra un magna magna, ma come andrà a finire questa storia adesso? Pera, mi fai una domanda dove io non posso rispondere. Perché nel momento in cui io rispondo a questa domanda, dovrei attaccare sicuramente qualcuno. Io non voglio attaccare nessuno, e lo ripeto. Non voglio parlare dell'operato del lato o di quello che sarà fatto. Io spero che la gente che amministra oggi lato, o chi dovrà amministrare l'altro ente unico per ogni provincia, faccia le scelte strategiche giuste ed economiche e valide per il nostro territorio, perché poi alla fine chi amministra si deve accerchiare da gente competente è valida. La politica a volte, quando fa le scelte, non fa scelte di competenza, Piero. Fa delle scelte diverse, fa delle scelte basate sulle amicizie, però va bene, la politica di oggi, questa è la politica che ha condotto la politica di oggi ha fatto queste scelte. Però a chi amministra, chi è amico di un politico e ha una nomina X, ma che almeno si faccia affiancare da un tecnico competente che sappia parlare di bilancio, che sappia parlare di amministrazione. Io non dico che chi oggi rappresenta l'ATO, chi oggi rappresenta l'ATO, se non mi sbaglio, l'ex assessore alla provincia, Nicola Lisma, una persona molto capace, una persona che ha tante qualità, come prima l'avvocato Truglio. Io non voglio, non so come si amministra un ATO perché non l'ho mai fatto, ma c'è qualcuno che ha delle responsabilità, quindi i cittadini, sempre i cittadini, devono aprire gli occhi nel momento in cui andremo a votare alle prossime elezioni, riuscire a capire chi ha le responsabilità sull'ATO, chi ha le responsabilità sul turismo, chi ha la responsabilità sulla marineria, perché noi non abbiamo parlato ancora di marineria. La marineria che è il cuore della nostra città, ormai un cuore malato, perché chi ha fatto politica fino ad oggi, senza colpevolizzare nessuno, ha sbagliato le strategie sulla marineria di Mazara del Vallo. Mio padre dice che l'economia di Mazara non può più essere basata sulla pesca, ma sul turismo. Tu cosa ne pensi? Piera, io non so cosa dirti allora, perché allora l'economia di Mazara non può essere basata sulla pesca, deve essere basata sul turismo, non può essere basata sull'artigianato. A Mazara non c'è più niente, ma come facciamo noi a basare l'economia di Mazara sul turismo? Poi non so chi ha detto questa cosa, ma va bene, facciamo diciamo che potrebbe andare bene, noi dobbiamo puntare sul turismo. Per puntare sul turismo si deve fare un piano strategico, Piero, si deve fare una sistemazione delle coste, c'è bisogno di attrezzature, c'è bisogno di eventi nel territorio, questo non c'è. Poi io sono convinto che noi dobbiamo attuare una politica molto diversa. Io sto cercando di avvicinare, mi sono incontrato con l'assessore alla pesca regionale, ho parlato un po' con lui per i rapporti o quello che accadrà con la Libia, abbiamo parlato un po', visto che per ora lì per ora diciamo che siamo in guerra, diciamo che ieri li sentiamo passare ogni giorno
nel momento in cui finirà questo, questa guerra, quello che potrà accadere. Quello, quindi parlavo con l'assessore alla pesca, io ora sto cercando di incontrare delle associazioni di armatori, un mondo, la dico, il mondo della pesca è un mondo dove non mi sono mai avvicinato, Piera, ti spiego perché io non sono del settore della pesca, vivo altri settori, però e poi siccome ci sono stati sempre dei politici che hanno garantito sulla pesca, hanno fatto la politica sulla pesca, ma io dico, ma se sti politici che oggi hanno puntato e la marineria ha dato tanto a queste persone, ma poi il settore, settore ittico è allo sbando, vuol dire che qualche errore è stato fatto. Non so se l'errore è fatto dagli armatori, non so se l'errore è fatto dalla politica, ma qualche errore è stato fatto. Io ora ci sto cercando di incontrare qualche associazione di armatori, qualche associazione di pesca sul territorio, per iniziare, io non sono presunto superiore, per iniziare a capire un po' di cosa ha bisogno il settore della marineria di Mazara. Fino ad oggi la marineria di Mazara, Piera, è stata fatta una politica assistenziale. Sì. Noi non abbiamo fatto una politica di crescita, Piera. Abbiamo fatto una politica basata al fermo biologico, al sussidio. Questa qua non è una politica oppure una strategia che può portare un settore alla crescita. Sui settori noi dobbiamo puntare, non solo per il momento elettorale, dando dei sussidi a dei marinai, cosa che sicuramente gli spetta, cosa cui hanno bisogno, ma è una cosa a parte, è una cosa che nessuno gliela può levare. Dobbiamo iniziare a fare una politica che punti sul mercato della pesca. Tu pensa, Piera, che io dove vado, io sento parlare dei gamberi rosso di Mazara del Vallo. Noi non abbiamo un marchio, se non mi sbaglio, non abbiamo un marchio del nostro gambero rosso, non è stata fatta una politica lungimirante e questo è l'errore. Io al più presto incontrerò dei tecnici del settore, perché con i ragazzi vorremmo portare avanti delle iniziative nel settore ittico senza levare niente a nessuno, perché fino ad oggi chi ha battuto il petto in televisione per il settore della marineria ha delle grosse responsabilità, e lo ripeto, ha delle grosse responsabilità, perché per la marineria, Piera, alla fine poi non è che è stato fatto un granché. Sicuramente noi non potremmo fare grandi cose, ma piano piano sono convinto che porteremo anche lì delle innovazioni o dei risultati. Va bene così, io ti auguro davvero di fare un buon lavoro, ti faccio tanti auguri per questa nuova nomina al coordinamento regionale dell'MPA, mi fa piacere che tu sia venuto qui questa sera, spero di riaverti anche in un grazie prossimo futuro. Grazie a te, Piera, grazie a tutti voi, grazie ai telespettatori e un saluto a tutti i cittadini, grazie. Arrivederci e alla prossima puntata di Crash. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni la tua città ha un'opinione in più. E tu?